Filippo Lamantia, sono nato a Palermo il 26 settembre del 1960 e faccio il cuoco. Allora il cuoco non è un mestiere, il cuoco è una sorta di missione. Il cuoco è quello che praticamente deve pensare dalla mattina alla sera agli altri. Devi pensare alla gente che collabora con te, devi pensare alle persone che nutri ogni giorno, perché il rapporto tra il cuoco e il commensale è molto intimo, quindi devi far passare assolutamente un'ora, due ore piacevolissime, lasciandogli un buon ricordo. Il mio maestro ispiratore è stato praticamente Filippo Lamantia, che mi ha ispirato ogni giorno, mi ispira ogni giorno, quando ho momenti praticamente di calo, mi guardo allo specchio e dico anche oggi vai avanti, perché i guru è, come si dice, semplici averli, capito? Però devi fare una cosa che ti dà la gratitudine degli altri, e questo qui è appunto la cucina. La differenza per me l'ha fatta assolutamente mia madre, ancora oggi. Per me è stato praticamente un faro e una roccia, quando ho bisogno c'è sempre lei, ancora oggi, e mi è di che grandissimo aiuto, quindi è la mamma. La differenza oggi la fa l'altruismo, nel senso che siamo tutti chiusi nel nostro mondo, nelle nostre mura, non ci guardiamo intorno, pensiamo esclusivamente al benessere nostro, ma non deve essere assolutamente così. E mio padre diceva, per stare bene devi fare stare bene tutta e la gente che c'è intorno a te, quindi devi pensare assolutamente agli altri ogni giorno. Ai giovani gli dico ogni giorno, perché incontro centinaia di ragazzi tutto l'anno agli istituti alberghieri, oppure alle Ollus, oppure dentro gli ospedali: vi dovete fare il mazzo a qualsiasi livello voi siate, sia che siete praticamente di famiglie povere ma dignitose o altro. La povertà non è un difetto, la povertà è anche dignitosa. Dalla povertà possono nascere cose incredibili. Quindi praticamente il sociale è fondamentale. Non guardatevi mai intorno, quelli che stanno meglio di tutti noi, perché ce ne sono tantissimi, concentratevi che sulle vostre passioni.